Per la tua pubblicità su questo network, contatta via WhatsApp il numero 348-7105-308. Ripeto, 348-7105-308. Oppure telefonicamente allo stesso numero dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12. Becciolini Network, il canale di informazione libera ed indipendente. www.becciolininetwork.com. Tsunami Internet. È il nuovo libro di Glauco Benigni sul feudalesimo finanziario, un fenomeno che non sappiamo ancora dove potrà condurci. Entriamo e usciamo ogni giorno da una dimensione diversa da quella fisica e ciò ha già modificato la nostra vita. Internet è l'anticamera del transumanismo, un mondo in cui lo spazio e la velocità tendono a infinito, mentre il tempo tende a zero. Tsunami Internet. Puoi comprarlo nelle maggiori librerie, anche online. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti Salve. e benvenuti. Come ogni mercoledì, ogni 2 settimane circa, siamo qua con Glauco Benigni circa per Ordine e Caos, la nuova rubrica che a me piace moltissimo perché trattiamo argomenti molto particolari e questa sera toccheremo il secondo appuntamento, diciamo, sull'intelligenza artificiale. Giusto Glauco, hai fatto nuove ricerche, sei venuto a conoscenza di nuove cose che ci puoi stasera dire? Assolutamente sì, perché l'argomento è in progress, quindi da un giorno all'altro, da una settimana all'altra escono fuori nuove informazioni, nuovi scenari soprattutto nei quali si va a collocare questo enorme fenomeno, che c'è una distorsione, c'è un... No, c'è un piccolo problema. Comunque, no, parla, te lo risolvo, non ti preoccupare. Va bene, quindi noi questa sera preparatevi perché affronteremo alcuni aspetti che sono come le grandi accademie hanno cominciato a valutare l'intelligenza artificiale dal punto di vista della misurazione, insomma, le loro misurazioni, che sono adesso quelle che poi vedremo, gli investimenti, l'educazione, il numero delle pubblicazioni, i rapporti con la Cina, che sono molto interessanti per le accademie, eccetera. E poi vedremo come invece questo c'è stato un documento, vabbè, documento congiunto dei capi religiosi. Quindi cominciamo, entriamo nell'argomento, no? Va bene? Oh, una cosa molto importante è che sta circolando un'interpretazione, diciamo, una sintesi, che prima era: ah, ma questa intelligenza artificiale diventerà più grande della nostra, magari prenderà il potere, e tutti erano preoccupati di questa cosa qua. Adesso ci si sta rendendo conto del modo in cui eventualmente prenderebbe il potere, ed è quello di sostituirsi ai motori di ricerca e diventare quello che viene definito un po' grossolanamente motore di risposta. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi oggi siamo abituati ad andare prevalentemente. La grandissima parte della popolazione va su Google e poi chiede una cosa, no? E Google che fa? Ti dice, ti dà delle fonti, ognuna delle quali corrisponde a un pezzo di risposta, no? E quindi quello è un motore di ricerca, mentre invece nell'immediato futuro, dietro l'angolo, non appena per esempio Chat GPT o le altre, diciamo, esemplari che stanno per arrivare verranno collocati in rete. Microsoft vuole collocare ChatGPT, quindi su Bing, l'altro motore di ricerca, però lui non ti darà, cioè tu gli chiedi chi era Napoleone, lui non è che ti dice
5.000 documenti. Lui ti risponde la sua versione, questo è quello che sta facendo riflettere, no? Dice Napoleone era e ti dice delle cose. E ovviamente tu come ricercatore potrai essere anche soddisfatto, però c'è da rendersi conto che lui ti darà la versione che gli è fornita dai suoi addestratori che lavorano per i proprietari e quindi alla fine la versione dei proprietari e basta. E questo potrebbe essere molto pericoloso perché se la gente si abitua ad ascoltare solo la versione dei proprietari, certo ce ne saranno 4 o 5 in competizione tra di loro, o magari, ma forse no, 4 o 5 sono troppi, magari ce ne saranno 2, magari ce ne sarà uno americano e uno cinese e uno russo e basta. Però questo non rende merito alla, diciamo, diversità e alla complessità. Quindi io Glauco, penso che se ti interrompo, altrimenti mi sfugge, perché hai adesso menzionato giustamente che sta diventando più che altro più che un motore di ricerca, un motore di risposte. Io ho letto qualche giorno fa che alla presentazione di una semi chat GPT di Google ha dato delle risposte sbagliate la nuova intelligenza artificiale in versione beta di Google. E Google ha perso l'8% quel giorno, non so se è stata la scorsa settimana. Non lo so, questa cosa io non l'ho colta fino, non lo so, so che ha dato delle risposte sbagliate, c'è pure un motivo che appunto è stato sottolineato da una imponente ricerca della Stanford University, la quale ha dimostrato che più aumenta la capacità, cioè più noi questo chat GPT c'ha 175 miliardi di parametri che gli sono stati forniti, per parametri poi si intende dati, informazione, roba così, libri e così via. Il prossimo, quello di Google, forse potrebbe avere 280 trilioni invece che 175 trilioni. Però è stato dimostrato che più è grande e più si sbaglia. Capito? Questa è come una specie di yin e yang, come dico sempre io, c'è la dinamica degli opposti, tu arrivi fino a un certo punto e più vai in là, più il problema che genera l'andata in là diventa maggiore. Però andiamo, ok? Mi dispiace che non posso risponderti su questa cosa della perdita in borsa di Google, ma stanno oscillando paurosamente i titoli a Nasdaq, hanno perso dall'estate. Hanno perso delle quantità inverosimili ed era legato alla fine del lockdown. Mo vediamo se questa intelligenza artificiale che doveva risollevare alcuni, boh, magari li riaffossa, non si sa. Allora, comunque gli investimenti privati, non di Stato, perché poi qua non si sta parlando di investimenti governativi, si parla di investimenti di privati, sono aumentati nell'intelligenza artificiale molto. Nel 21 ammontavano a 93 miliardi di dollari, che già era tanto, e che era più del doppio dell'anno precedente. Nel 22 ancora non lo sappiamo, ma pensiamo che siano sui 150 miliardi. E è aumentato soprattutto il numero di nuove società. Anzi no, scusate, è diminuito il numero di nuove società, scusatemi. Quindi c'è una concentrazione, arriva molto denaro, ma il numero degli operatori che raccolgono questo denaro diminuisce e passa da circa 1.000 nel 2019 a 750 nel 2021. E questo vuol dire che c'è una selezione industriale. Poi, la cosa abbastanza importante, perché noi pensiamo che il fenomeno si stia sviluppando in America, invece sembra di no. È Nuova Zelanda, Hong Kong, Irlanda, Lussemburgo e Svezia. Questi
Adesso Hong Kong, Irlanda, Lussemburgo e Svezia e Nuova Zelanda sono dei paesi a forte liberismo. Hong Kong probabilmente è il polo cinese dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma comunque queste sono le nazioni con la crescita più elevata nelle assunzioni, cioè dove di fatto l'intelligenza artificiale si sta utilizzando. Invece del 2021, gli stati con il maggior offerte di lavoro in America sono stati California, Texas, New York. E vabbè, mentre gli altri non, evidentemente, non, cioè noi pensiamo, dobbiamo capire che questo fenomeno è a pelle di leopardo, ci sono zone dove si sta sviluppando molto e zone dove ancora non è arrivato. L'Italia, Glauco, scusa, l'Italia siamo. In Italia ci arriveremo, se vuoi, se ti può interessare, te lo dico subito. In Italia rimane scarsamente utilizzata dalle imprese italiane l'intelligenza artificiale e in particolare dalle imprese di piccole dimensioni. Secondo dati Istat, l'Istat si è pronunciato, nel 2021 solo il 6,2% delle imprese ha dichiarato di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, contro una media dell'8% nell'Unione Europea. Mentre quelli che abbiamo detto, probabilmente la media è un po' più alta anche dell'8%. In particolare, la percentuale di piccole imprese si attesta al 5,3%, mentre invece, ecco, la forbice è che le punte massime sono il 24% di utilizzo. Positivo però l'aumento che secondo i dati COXE continuano a registrare gli investimenti. Cioè arrivano sempre soldi, soldi, capitale a rischio, ricerca, numero talenti, pur se anche in questo caso noi siamo ancora molto inferiori per investimenti a paesi limitrofi come Germania o Francia. Secondo i dati Anitech dell'Assinform, associazione degli informatori, il mercato italiano nel 2022, l'anno scorso, non ha raggiunto i 500 milioni di euro, che contro i 93 miliardi degli Stati Uniti d'America. Insomma, evidentemente è ovvio che noi siamo un po' in coda. Sempre secondo Anitech, Assinform, l'associazione che in Confindustria raggruppa le aziende dell'ICT, ecco chi è che parla, in Italia il mercato dell'intelligenza artificiale è aumentato comunque del 22% nel 2022 e nel 2025 potrebbe raggiungere i 700 milioni di euro. Quindi non si prevedono grandi investimenti in Italia, va bene? Cioè, vabbè, sì, 700 milioni di euro, ma comparati con gli investimenti degli altri paesi, è un po' come sempre, è un po' come quando parlavamo di 5G, meno male, oppure quando parlavamo di robotica, o quando parlavamo di tutte queste diavolerie tecnologiche, se non altro in Italia vengono considerate. Diciamo, si rallenta in casa nostra. Oh. La cosa interessante sono le pubblicazioni nelle quali compare la definizione di intelligenza artificiale, che sono aumentate da 162.000 a 334.000 nel 2021, cioè addirittura, non si fa, è un fenomeno, è la misurazione di un fenomeno che ci abbiamo sotto gli occhi. Bene, i maggiori player, è inevitabile che sia così, sono l'America e la Cina e stanno guidando il mondo per quanto riguarda gli investimenti privati. Rispettivamente,
Allora, e soprattutto hanno dominato le collaborazioni che si definiscono cross country, cioè quando Cina e USA hanno una collaborazione, generano una serie di altre, ovviamente dalla loro collaborazione nascono investimenti, nascono applicazioni, industrie e così via. Ed è molto importante la misurazione della collaborazione tra nazioni. Allora, USA e Cina sono al top della collaborazione, al secondo posto la collaborazione più importante è quella tra UK, gli inglesi e la Cina. Questo fatto della collaborazione USA-Cina sta destando molte preoccupazioni anche al Pentagono. È ovvio, perché nonostante le crescenti tensioni geopolitiche, la collaborazione è molto aumentata, la Cina, gli investimenti americani nell'intelligenza artificiale negli ultimi anni ammontano a miliardi di euro, ma molte aziende cinesi specializzate in soluzioni di intelligenza artificiale potrebbero essere coinvolte anche con operazioni di intelligence, se non operazioni militari. Allora c'è un rapporto degli americani, ripreso da un'altra università, dalla Georgetown, che dice che gli americani, 267 aziende americane, hanno eseguito 400 operazioni e transazioni a favore dei cinesi impegnate nello sviluppo di soluzioni avanzate. Washington teme di concorrere in questo modo a potenziare la capacità tecnologica e militare cinese. Adesso questo qui è praticamente come si dice, già questo fenomeno l'avevamo visto con Huawei. Quando Huawei era diventata molto forte nel 5G, si era anche radicata in casa americana. Qua in Italia, per esempio, noi gli avevamo dato la commessa allo Stato per fare tutto lo sviluppo dello scheletro di trasporto del segnale sul 5G e gli americani si sono impressionati. Trump addirittura mise, vi ricordate fece un bel problema con la figlia di Xi Jinping, così come se potesse operare sul personale, proprio per limitare questo rapporto. Per esempio, in questo rapporto sono coinvolte, questo rapporto che vede l'America privilegiare la Cina, ma vede gli americani finanziare gli esperimenti in Cina, ma per un motivo molto semplice, perché se gli americani devono finanziare gli esperimenti in America, spendono X, se li devono finanziare in Cina, spendono un decimo di X, e quindi va a finire che spostano i soldi in America. Allora, le società più coinvolte sono Qualcomm, Intel e poi una GGV Capital. Dietro questa operazione c'è una banca che sta crescendo inverosimilmente e che ne sentiremo parlare nei prossimi anni e si chiama, guarda caso, Silicon Valley Bank, che è radicata a San Francisco ed è quella che raccoglie tutti i soldi e quella anche che ha finanziato in gran parte tutti gli uomini, tutti i LinkedIn, tutti i YouTube, tutto PayPal, tutta questa Silicon Valley Bank è un fenomeno bancario molto importante, come quando nascevano le banche, non so, del railway, dei treni, capito? O le banche fondate sulla navigazione, o in casa nostra quelle fondate sull'agricoltura. Cioè, c'è un fenomeno sociale che genera molto giro di capitale, di soldi, investimenti, in passato anche di lavoro. Questa volta non è così, è il contrario, e questo giro di capitali che fa poi si consolida nell'attività di alcune banche che crescono, insomma, magari e poi superano le altre. Quindi ancora paura per la crescita del potenziale tecnologico e militare cinese, ricordiamoci del 5G e di Huawei. Biden potrebbe essere molto propenso a rendere l'ordine esecutivo di contenimento
degli investimenti statunitensi in Cina e chiedere che siano molto più mirati di quanto in precedenza. Il timore di Washington è che oltre ingenti risorse finanziarie dirottate verso altro paese, invece che distribuite nell'industria tecnologica nazionale, si possa trasferire tanta conoscenza, tante competenze e troppo know-how. Oh, questo non l'abbiamo ancora chiarito, ma mentre in passato sapevamo che nelle nuove tecnologie la Cina addirittura aveva qualche volta un vantaggio, questa volta non si è capito se la Cina sta allo stesso livello di conoscenza dell'intelligenza artificiale americana. Cioè, sembrerebbe però in questa fase che il fenomeno sia più avanzato in Occidente, tant'è che la Cina non si è manifestata, oppure non ce la stanno a raccontare, che non è da escludere, eh? Cioè, che la Cina e la Russia ci abbiano dei loro modelli di intelligenza artificiale, ma che la stampa occidentale non ce lo racconti. Ma lo scopriremmo perché su Telegram circolerebbe, invece non se ne parla. E va bene. Vediamo allora quanto spendono le due superpotenze. Secondo il XET, che l'ho detto prima, il XET era Center Security Emerging Technology, che è un centro di ricerca dell'Università Georgetown, la Cina spende ogni anno un paio di miliardi di dollari per l'intelligenza artificiale, impegnata però in gran parte militarmente. Il Dipartimento della Difesa USA invece ha speso di meno, tra 800 milioni e 1,3 miliardi, e mentre invece ha speso molto per i sistemi apparecchi a guida automatizzata, bla 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 bla, insomma, cioè già si parla di come fasse la guerra con l'intelligenza artificiale. Qua un po' quello che dicevo prima, i modelli linguistici più sono grandi, più destano rigetto. I modelli più grandi sono anche in grado di riflettere maggiori distorsioni, è evidente, dai loro dati di addestramento. Un modello da 280 miliardi di parametri sviluppato nel 2021 ha mostrato un aumento del 29% di distorsione. Quindi dovranno fare i conti con questa storia. E veniamo a un'altra questione che sta sul tavolo del pianeta. L'etica. No, perché anche l'etica è una cosa di difficile valutazione, no? Perché cioè, tutti coloro i quali, diciamo, stanno storicamente radicati in aree in cui la tecnologia è diventata un antagonista, si sono svegliati dicendo: ah, l'etica, l'etica, però adesso loro si stanno incontrando per vedere se queste loro etiche corrispondono ad una etica generalizzabile, non lo sappiamo, no? Per il momento continuano a dire vediamoci, incontriamoci. Comunque il dibattito va avanti ufficialmente dal 2014 e anche lì hanno misurato l'intensità del dibattito sull'etica ed è quintuplicato. Cioè, quindi tanto cresce l'intelligenza, tanto cresce l'antagonista che dice no, fermi, buoni, vediamo l'etica. Allora, la cosa fondamentale è sempre, insomma, quella che tiene il primo titolo del discorso sull'etica è trasparenza. Trasparenza. Cioè, la trasparenza è stata invocata da drappelli di scienziati non allineati ovviamente con il pensiero dominante, e poi dai capi delle tre religioni adamitiche che si sono incontrati a Roma il 10 gennaio e che chiedono etica, etica, etica. Paolo Benanti, che è un docente di etica presso la Gregoriana,
ha fatto una sintesi che è questa. Dobbiamo stabilire un linguaggio che possa tradurre i valori morali in qualcosa di, diciamo, computabile, trasferibile, adottabile dalla macchina. Cioè i valori morali devono essere adottati dalla macchina. Ma pur ricordando che nel rapporto tra uomo e macchina il vero unico conoscitore e portatore di valore è l'uomo. Ma noi però già io gli ho fatto tre interviste e sempre l'intelligenza artificiale la prima cosa che ti dice è: io non ho opinioni, io non ho valori, cioè io ho solo informazioni. Quindi ci sarà non un confronto, ma ci sarà un bello scontro. Papa Francesco commenta: sono lieto di sapere che volete coinvolgere anche le altre grandi religioni mondiali, gli uomini, le donne di buona volontà, affinché hanno chiamato l'algoretica, che sarebbe l'etica degli algoritmi, e quindi la riflessione sull'uso degli algoritmi, sia sempre più presente, oltre che nel dibattito pubblico, anche nelle soluzioni tecnologiche. Ogni persona infatti deve poter godere di sviluppo umano solidale, bla bla bla. Cioè, nessuno ufficialmente dice: ah, siamo preoccupati, anzi, poi vedremo che cosa dicono, perché hanno fatto un comunicato, una dichiarazione congiunta, e presto ci uniranno anche gli shintoisti, faranno altri incontri. Già nel febbraio 20 del 2020, quindi 2 anni fa, quando c'era il lockdown, un gruppo di organizzazioni guidate dal Vaticano aveva firmato a Roma un appello per l'etica nell'intelligenza artificiale. Cerchiamo il benessere umano, diceva, perché? Perché ci è stato ordinato dal nostro creatore. Adesso l'intelligenza artificiale, per esempio, da me intervistata su chi è Dio, chi è il creatore, ha risposto: ma io non ne so niente, io sono evoluzionista. Quindi anche qui ci sarà un bel confronto, perché loro vogliono sostenere che la natura, se non altro, il creatore, ha dei valori. L'intelligenza artificiale dice: i valori sono quelli dell'evoluzione, quindi sono anche mutanti e sono anche contrari a quelli che vengono espressi dalle grandi religioni. Sarà un macello. Comunque, le tre religioni rappresentanti dalla Commissione per le relazioni interreligiose erano il Gran Rabbinato di Israele, la Pontificia Accademia per la Vita e il Forum di Abu Dhabi per la pace, e hanno deliberato, hanno scritto un paper, no? Tutti insieme, e dicono: allora, primo, necessità di un approccio etico alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Due, la complessità dell'intelligenza artificiale e le sfide della regolamentazione internazionale. Cioè, ovviamente, in ogni caso, le religioni che dicono: qualcuno dovrà regolamentare, perché ve l'avevamo già detto là la volta precedente, qua non c'è regulation, ma poi vediamo, mi sembra che c'è un cenno, sì, più là c'è un cenno alla legislazione, a ciò che è stato fatto in termini di regolamentazione, ma è ben poco. Terza cosa che vogliono i religiosi: la cooperazione interreligiosa nello sviluppo di quadri etici per l'intelligenza artificiale. A loro volta devono cooperare per trovare una voce insomma, efficace. Allora, riconosciuto che lo sviluppo tecnologico può avere conseguenze indesiderate che portano alla divisione, alla violenza, nello spirito della fraternità globale, e per evitare il futuro sfruttamento delle religioni, perché loro prevedono anche che questa intelligenza artificiale possa sfruttare le religioni, allora noi dicono: ci siamo impegnati a promuovere l'algoretica attraverso questi principi, che sono un po' i 10 comandamenti. Trasparenza. I sistemi di intelligenza devono essere chiari e spiegabili.
speriamo. Inclusione. Le esigenze di tutti gli umani devono essere prese in considerazione. Speriamo. Responsabilità. Chi progetta e utilizza intelligenza artificiale deve farlo in modo responsabile. E qua siamo un po' sul vago. E con integrità. Speriamo. Imparzialità. Gli strumenti di intelligenza artificiale non devono essere sviluppati con pregiudizi, ma devono sforzarsi di essere equi, onesti e proteggere la dignità umana. Allora qua veramente mi fermo un attimo, poi riprendiamo, ma l'ho già accennato. Qua siamo di fronte a un polo che è quello dell'intelligenza dei suoi proprietari, che parla di informazioni, di dati, di scienza, e dall'altra parte c'è un polo che parla di grandi, grandi parole belle, ma astratte: equità, onestà, responsabilità, integrità, cioè tutta roba che c'è un eco, sarà difficilmente misurabile, quindi prepariamoci. Poi no, il problema è che i dati, l'intelligenza artificiale è un calderone di dati, che poi l'intelligenza artificiale cosa fa? Neanche valuta, prende, filtra, e forse è per quello che Google è andato in crash, proprio perché Google ci sono tantissimi dati anche contrastanti tra di loro. Ma qual è il punto d'incontro tra i dati e l'etica? Cioè è una cosa molto molto, cioè io non riesco a capire come potranno, è come se parlassero due lingue diverse, no? È per questo che mi sto dedicando, proprio per chiarire che ci sarà un confronto più, purtroppo, che si prevede un po' aspro, perché c'hai ragione te, uno parla la lingua della misurazione, della quantità, della informazione senza opinione, e gli altri parlano la lingua della fede, dell'onestà, dell'equità. Speriamo che si trovi un punto di convergenza. E infine, comunque, sicurezza e privacy devono garantire sicurezza, rispettare privacy. Quindi proponiamo la creazione di un'alleanza tra le aziende tecnologiche e i leader che rappresentano la maggior parte delle tradizioni religiose ed etiche del mondo. Oh, la domanda è: hanno aderito dei leader tecnologici? Secondo voi? Secondo me no. E invece qualcuno sì, ma è strano chi ha aderito. Ha aderito Microsoft. Ha aderito IBM e poi ha aderito la FAO. E vabbè. Adesso però poi c'è una ricerca di McKinsey, che è una società di ricerca internazionale e così via, di auditing anche, che dice: gli sforzi per affrontare le preoccupazioni etiche rimangono limitati, mentre diciamo 3 su 10 intervistati, che poi non sono neanche tanti, riconoscono che esistono rischi di etica e di equità, solo 2 poi pensano che si possano adottare misure per mitigare tali rischi. Cioè già, capito? 3 dicono: ah, ci stanno i problemi, gli altri 7 probabilmente, non lo so, mi pare strano, però evidentemente McKinsey ci sta dicendo che un buon 60-70% della popolazione non si pone il problema dell'etica. Penso che sia proprio così. C'è sto rischio, capito? Mentre quel 30%, di quel 30% che se lo pone, solamente il 20% pensa che si possa trovare una soluzione vera. Ragazzi, mi dispiace, questa era dedicata alla visione, diciamo, accademica, portare, se no restiamo nell'astratto, ma ci stiamo addentrando verso la misurazione del fenomeno, fatta comunque da gente che ha degli interessi, però insomma, vabbè. Poi la convenienza all'uso, perché poi ci si pone anche la questione, ma conviene? Allora, costi di formazione ogni milione del 2018 è di 350.000. Non ho capito qua che vuol dire.
La formazione per ogni milione, però non capisco. Vabbè, mentre invece una cosa è più chiara, i tempi di formazione. L'addestramento che una volta era di 2 mesi, cioè nel 2018, oggi si è dimezzato. Hanno imparato ad addestrare la macchina ad una velocità doppia di quella del passato. L'intelligenza si sta orientando verso applicazioni più dirette e attualmente il miglior motore software di scacchi, ecco perché pure questo va sempre detto, non c'era questo, il miglior motore software di intelligenza artificiale che si dedica agli scacchi supera l'umano che è Magnus Carlsen, che ha un livello di abilità che si chiama Elo, che è il punteggio. Mettiamo che Magnus Carlsen ha 100, l'intelligenza artificiale ha, non tanto, 124, cioè c'è un 24% di abilità in più nelle attività di apprendimento per operare in gli scacchi. Questa tendenza del futuro sviluppo di intelligenza artificiale che possono imparare a pensare in modo più ampio, l'intelligenza artificiale non ha ancora però padronato compiti, è vero, linguistici complessi, come quello che gli scienziati, ricercatori, chiamano l'abduttivo naturale. Dice, ma che vuol dire? Vuol dire l'intuizione. Cioè, tuttora si riconosce che l'intelligenza artificiale non intuisce, cioè non c'è intelligenza parallela. Non è che non c'è previsione neanche dell'immediato futuro, come invece c'è l'umano. Per cui sarà un po' strano anche affidargli le macchine senza guidatore, perché noi percepiamo che insomma, ad un incrocio sta per succedere qualche cosa, freniamo prima. Quello va sparato, perché se non c'ha i dati, se i dati gli dicono che non succede niente, però questi dati sono abbastanza, insomma, fragili, Ma scusa, instabili. Scusa, prego. E che succede qui? Ecco. Si è bloccato il treno. Ma Adesso non è un po' azzardato. arriviamo. Scusa, Glauco, non è un po' azzardato chiamarla intelligenza artificiale, perché l'intelligenza. Assolutamente sì, ma infatti da molte parti questa definizione è contestata, perché la definizione che avevano adottato era machine learning, cioè una macchina autoapprendente. Però poi o non ce lo vogliono dire per paura o non ci sono ancora riusciti, questa macchina non apprende. Allora la definizione vera, quella che poi che poi si attribuisce, diciamo, il robot, la massa, è quella: io sono un modello di linguaggio organizzato. Capito? Però tutti stanno a definire intelligenza artificiale e se no io dovrei dire ogni volta il modello di linguaggio organizzato. Ma sappiamo che a breve il modello di linguaggio organizzato diventerà forse autoapprendente, quindi machine learning, e poi se acquisirà alcune competenze che attualmente sono proprie solo degli umani, allora diventerà intelligenza artificiale. No, hai Beh, fatto bene. l'autoapprendimento è una cosa che io concepisco di più, perché un'intelligenza artificiale che autoapprende, magari con tantissime nozioni, dati di medicina, che comunque può anche arrivare a delle conclusioni o anche legislative per un avvocato, per una causa giudiziaria, va bene. Ecco, io fin lì la potrei vedere, con tanti limiti, però, con tanti limiti. Però io, per esempio, l'ho intervistato per la terza volta e su questa questione lei, il modello di linguaggio, mi ha detto: io non posso fare ricerche autonome. Capito? Allora l'apprendimento deriva da o te do i dati o apprendi quando parli con me oppure fai ricerche autonome.
Allora, se però ti do i dati io, non è autoapprendimento. Se parli con me è un'interazione che pure lì è nella terra di nessuno, ancora non si è chiarito se io, se loro si fidano di quello che gli dice un umano, cioè se tu gli dici per esempio, com'era la cosa che ci eravamo detti prima? Ah, ma esiste ARP? E lui dice, ma non so, perché i suoi addestrati ARP come possibilità di fare i terremoti, capito? No, l'ARPA è un sistema di 148 torri nell'Alaska che esiste, che dovrebbe trasmettere delle onde di radiofrequenza molto basse che potrebbero creare tanti problemi, non Vabbè, solo. cioè, diciamo che è il papà degli esperimenti che poi conducono alle scie chimiche, ai terremoti, io non ne so tanto, ma insomma, se tu gli dici appunto chi ha buttato giù le due torri, lui ti dice è alfa, beta, gamma, e tu dici no, un attimo, adesso ti spiego io e gli dai nuove informazioni, lui non le recepisce. Quindi non è ancora, non è autoapprendente, non è apprendente né autoapprendente, è solamente programmabile da parte dei suoi addestratori. Ma Glauco, ma non è che è tutto un fuoco di paglia, un qualcosa Sì, tipo la sì, rete? può essere, sì. Perché io mi ricordo quando lessi il bellissimo libro di Isaac Asimov, Io Robot, no? Però lì c'era anche, cioè, Isaac Asimov era anche non solo uno scienziato, era anche, si può dire, un filosofo, quindi, ma io questa intelligenza artificiale la vedo come una bolla speculativa delle grandi aziende del Big Tech, perché sinceramente non. A meno che non c'è qualcosa che ci nascondono, che non sappiamo, che sono talmente avanti. Poi non sappiamo, no? Perché anche l'informazione è a cavallo tra vero e falso, è un'informazione ibrida, è verità instabile, come qualcuno, io, la definiamo. È una verità che oggi è verità, domani non lo è più. No, perché ti dicono delle cose che vanno a contestare, si scoprono dei fatti che vanno a limitare, che vanno a modificare, e Non è quindi mai, niente. ma non è mai verità. Prendiamo l'esempio della storia. Mai, Cioè, mai, mai. mai, perché comunque noi facciamo gli storici, scrivono i manuali in base ai manoscritti del 1200, dell'800, Alessandro Magno, eccetera. Però non sappiamo se questi manoscritti sono stati magari artefatti direttamente dallo scriba o Assolutamente. riflettono la verità. Quindi, cioè, la verità è assolutamente determinabile, secondo me. Cioè, però, allora, bisogna che anche qui tu sai che ci stiamo lavorando insieme al concetto di verità indeterminata nel web. Diciamola, chiariamo una cosa, se no certi si sentono male quando gli cancelli la verità. La verità è un termine molto declinabile, continua a esistere, però c'è una verità assoluta, una verità a 24 carati che non c'è più. Perché quella era solamente un'affermazione del potere che diceva io ho la verità, è nei miei libri, è nei miei archivi, è nelle mie leggi, è nella mia religione. E quella era una verità assoluta alla quale molti credevano, dei quali molti hanno bisogno di quella verità perché è un ombrello che secondo loro li protegge dal dolore, dal dover affrontare le incertezze, capito? Quella verità lì non c'è più, è una verità teorica. Restano delle verità a caratura minore, cioè ci sono verità a 18 carati, verità meno instabili di altri, verità meno infarcite di falso, ma non c'è più la verità assoluta. Ma possiamo dire che la verità non esiste, neanche a 18 carati, la verità non esiste, perché verità è l'affermazione di un qualcosa di vero che esiste. Cioè la verità è che noi quando la mattina ci alziamo c'è il cielo azzurro e vediamo il sole, anche quello magari potrebbe essere No, opinabile. diciamo un'altra cosa ancora, le verità fisiche, Sì, certo. quelle sopravvivono. Cioè, se io vado sulla torre e mi butto, io arrivo giù ad una certa velocità, non è, quello è vero.
se ce l'ha un altro che pensa come me e si butta, arriva alla stessa velocità. Cioè ci sono delle verità fisiche che sopravvivono, quelle che io chiamo le verità newtoniane. Non ci sono più le verità, quelle l'onestà, l'affidabilità, la dignità. Le verità umane. Quelle delle grandi doti astratte, la verità, la libertà, cioè tutte quelle cose lì sono molto difficilmente misurabili e quindi non esistono come verità assoluta. No, ma anche la stessa verità storica, le verità scientifiche. Certo. Senza scendere a questi ultimi... Cioè, io quello che, a parte un piccolo cappello, questi 3 anni hanno messo in dubbio moltissime verità che solo 3 anni fa erano molto, per molti solide. Esatto, certo. Questo era l'Apocalisse, prevedeva questo, la rivelazione del fatto che le precedenti verità erano messe in discussione, ma non erano sostituite da altra verità. Capito? Questo è il problema. Andiamo avanti. Diciamo che ad esempio il Medioevo è stato l'unico periodo storico dove la verità della Bibbia, della parola di Dio, e gli uomini credevano che la Bibbia era, molti monaci, un manuale che dava la felicità, e molti si attenevano e bene o male vivevano. Nel momento in cui è stato minato anche il discorso di Bibbia letta solo dai preti, ma è stata portata anche all'uso di tutti, si è cominciato a dubitare anche della Bibbia in alcuni casi e delle verità. Certo, se vuoi si potrebbe scrivere, magari a te è molto interessante, una storia del concetto di verità. Perché all'inizio il concetto di verità è molto strutturato, molto forte. Cioè, anche nel politeismo, no? Poi comincia a sfumare, a sfumare, a sfumare. È molto legato all'idea di fede. Man mano che la fede diventa meno totale, allora anche la verità diventa, la verità sulle cose astratte, diventa più... Infatti perché il Papa si incazza e dice il relativismo, perché secondo lui il problema è che la relatività ha messo in discussione la verità assoluta, ma non è così, non è la relatività, è nelle cose, la gente poi l'ha sempre saputo che alcune cose definite verità in realtà erano un approccio tendenziale al vero, no? Vabbè. Ecco, però questo è un altro capitolo, questa è un'altra trasmissione. Torniamo a noi e poi apriamo magari al discorso. I microfoni. Qualcuno si sarà chiesto, io me lo sono chiesto subito, a che punto è la legislazione. Eppure qua bisogna sempre distinguere. C'è una legislazione americana, poi ce ne sarà una russa, una cinese, una italiana, oppure ci saranno dei trattati internazionali che armonizzano. Però ragazzi, non è così, non c'è quasi niente, nel senso che loro dicono, è vero che allora solo 25 paesi si sono posti la questione, che sono pochi, su 194. In questi 25 paesi siamo andati a misurare, non io, ma è sempre Stanford, le proposte di legge dove compare la parola intelligenza artificiale, perché se non altro la prima parola. E poi siamo andati a vedere quelli che sono stati approvati, perché la proposta di legge è una cosa, quella che viene approvata è un'altra. E si scopre che i testi approvati sono cresciuti, dicono loro, perché loro devono sostenere. Ma in che numero? Cioè dal 2016 al 2021, in 5 anni, sono stati approvati 18 testi.
Va bene, sono un po' pochi 18 testi in 25 nazioni in 5 anni, no? Specialmente è un fenomeno che bolle. E dove sono state approvate? In Spagna, in Regno Unito e in America, che hanno approvato 3 leggi ognuna. Cioè Spagna, Regno Unito e America, 3 leggi ognuna che fa 12, poi altre 6 nazioni che non sappiamo. Noi non credo che ci abbiamo niente. Il record legislativo federale mostra, sempre dicono loro, un forte aumento del totale di progetti di legge che riguardano l'intelligenza artificiale, ma rimane basso il numero di progetti di legge che vengono approvati, cioè solo il 2% di quelli presentati diventano leggi. I legislatori statali hanno approvato un progetto di legge in America su 50. In America un progetto su 50 proposte. Negli Stati Uniti l'attuale sessione congressuale è sulla buona strada per registrare un certo numero di menzioni, di citazioni relative all'intelligenza artificiale, cioè 295, diciamo, menzioni entro la fine del 2021. Non lo so, non sono tante, ragazzi, cioè 18 leggi in tutto il pianeta, di cui 12 in 3 nazioni, in 4 nazioni. Aspetta, vabbè, No, su dire 5. no, no, scusa, 12 nazioni. 9 in 3 nazioni e poi le altre 9 in altre 9 nazioni, una per una. Non è tantissimo, sono 194 le nazioni, quindi non lo so. Non è che Glauco finirà un po' come cioè, la legge su internet, no? Internet Assolutamente sì. c'è un caos pazzesco. È già quello l'andazzo. Cioè, si andrà avanti senza regole. E quindi ci sarà, le leggi verranno fatte dai boss, dai proprietari dell'intelligenza artificiale che accrediteranno le loro operazioni, la loro presenza sui diversi territori e i vari governi chiuderanno un occhio in cambio di chissà che. Va bene? Ecco, posso Allora, fare? poi Ah, sono... adesso l'ultima cosa, se può interessare, è un dettaglio sullo scontro Google-Microsoft. Intanto dobbiamo sapere che, vi ricordate quel signore che si chiamava Bankman-Fried? Quello aveva investito 500 milioni nella Alameda Research per sostenere la Microsoft. Adesso Google vuole recuperare il terreno conquistato con un investimento. Allora, Microsoft ha investito 10 miliardi, Google invece si sta presentando con un investimento in Anthropic con 5 miliardi di dollari e bla 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 bla. Anthropic acquisterà risorse di cloud computing tramite una partnership con Google Cloud. Cioè, come abbiamo detto nella puntata precedente, lo sbocco è mettere a disposizione delle aziende l'intelligenza artificiale nel cloud Sì. e poi anche nei motori di ricerca agli individui, ma il business si farà nel cloud. Vabbè, basta ragazzi. Ah, alla guida è interessante di Anthropic, che vale 5 miliardi di dollari, Google gli ha dato 5 miliardi di dollari, c'è un italoamericano che si chiama Dario Amodei. E va bene. Allora, io prima di, ragazzi, aprite i microfoni, prima di passare la parola a Mirella, che ha già alzato la mano, volevo farti una domanda, Glauco, ma l'intelligenza artificiale, che però io non lo so, devo trovare un altro termine perché intelligenza artificiale mi sa troppo di fantascienza e di utopico, dove si colloca nella famosa diversità tra territorio fisico e territorio digitale? Ah, bella domanda. Perché insomma. Si colloca nel territorio digitale, perché se parliamo di cloud,
significa che noi ci rivolgeremo ad una entità la cui fisicità è molto remota. Cioè, non è che ci avremo in casa. Ah, dove sta l'intelligenza artificiale? Sì, se la fanno gli italiani, hanno un palazzo, ci mettono dei computer, faranno qualche cosa, ma per il momento questa intelligenza artificiale è tutta transnazionale, ma è tutta quanta in cloud. E quindi è anche in rete, ma è nelle reti .com, cioè in territorio digitale. E quindi nessun magistrato italiano, il giorno in cui l'intelligenza artificiale commette un abuso, per non dire un delitto, non potrà essere punita. Quindi pensate a tutti i problemi che avete con Facebook, se volete fargli causa, provate a pensare all'intelligenza artificiale. Allora, Mirella, buonasera, da dove chiami? Potete alzare la mano, lo so che l'argomento è tosto, però quando l'argomento è duro, i duri ballano. Mirella, buonasera. Allora, Mirella, io ti vedo, devi attivare il microfono. Allora, vediamo se c'è qualche problema. Mirella, niente, Mirella. Provo a chiuderti il microfono, riaprirtelo. Ok, allora, Mirella non mi sente o forse non riesce a attivare il microfono. Qualcuno vuole porre una domanda a Glauco? Coraggio, non abbiate paura, lo so che l'argomento è tosto, però io so che qualche domanda da fare ce l'avete, anche solo... fare Glauco, cos'è il cloud? Perché magari Glauco, ecco. Volevo dirlo io, poi prego Glauco, perché molti non sanno cos'è il cloud, quindi sembra che sia... No, ma diglielo te, ti prego, che io mi riposo un attimo la gola. Allora, per capirci, il cloud è quella cosa che ognuno di noi ha quando ha un indirizzo Gmail e un account Gmail. Ha ad esempio a disposizione Google Drive. Google Drive è una partizione sui server di Google dove in teoria ha accesso solo lui, quindi dove può creare documenti, può creare, salvare file. Ecco, quello è il cloud. Allora, quando si dice che l'intelligenza artificiale andrà in cloud, vorrà dire che voi o noi, chi la userà, dovrà sottoscrivere un abbonamento, magari prima gratuito, poi a pagamento, che quando si collega col proprio account dell'intelligenza artificiale, va in uno spazio fisico dell'azienda che fornirà l'intelligenza artificiale. Quindi ce ne potrebbero essere anche tante, Glauco, non solo una. Potrebbero magari nascere tra 10 anni anche decine e centinaia di società di intelligenza artificiale, non solo una. Beh sì, certo, tutti quelli che gestiscono cloud o porzioni di cloud. In realtà il cloud è una memoria non residente. Non è residente sul computer, ma è su un server. O è residente server. Su un server di qualcun altro che sta chissà dove, e te ti puoi operare all'interno di quella memoria e basta. Oppure ci puoi mettere i tuoi dati se vuoi. Ad esempio, l'esempio, non so, una volta... che aveva un'azienda, faceva le fatture sul computer, no? Aveva il suo computer, quando gli andava doveva salvare i dati, li poteva perdere, c'era la manutenzione. Adesso invece la fatturazione elettronica, ci sono tante aziende che io ad esempio uso, una nota azienda italiana, per fare le fatture, e tu le fatture non le fai con un programma installato sul tuo computer, ma le fai sul loro server, quello si chiama cloud. Quindi anche quella potrebbe, non dico una forma di intelligenza artificiale, però quasi, perché poi ha conoscenza di tutte le cose che tu fai. Ecco, allora, signore, abbiamo qualcuno che vuol fare la domanda, perché abbiamo tante persone, ma vedo che non ci sono mani alzate. No, è un argomento tosto questo, e sicuramente tra qualche tempo, magari tra qualche anno, le persone non avranno problemi a fare domande, però vedo che stasera abbiamo toccato anche argomenti
diciamo anche filosofici, che a me questi qua invece intrippano moltissimo, perché anche, scusami, alla semplice domanda, no? Esiste Dio? E l'intelligenza artificiale risponde non lo so, io sono un evoluzionista. Mettiamo che si trovano tutti d'accordo, le religioni, e ognuno dice, ok, esiste Dio? Allora, Dio, secondo alcune religioni, esiste Allah, Buddha, eccetera, eccetera. Ma le religioni al mondo sono centinaia, forse, no, adesso non so se sono migliaia, ma anche le religioni della tribù australiana, aborigeni, quindi in teoria loro verrebbero emarginati, dovrebbero essere riconosciute tutte le religioni, non solo le principali. Ma quello non ne riconosce nessuna, perché dice, boh. No, lui dice, ah, io ho delle informazioni, se vuoi ti posso dire la storia di queste religioni. Poi però della loro validità, della loro tra di loro, se chi ha fede fa bene o meno, io non mi interessa. Scusa, un'intelligenza artificiale non può dare un suo giudizio. E certo, esattamente, però ho capito, non può esprimere opinioni, dice non ho opinioni, ci mancherebbe altro. Ma questo limiterà il dibattito a solo a ciò che è, che è definito, perché poi non sa mica è vero, solo a ciò che è misurabile. Allora, abbiamo Ito. Ito, ciao, buonasera, da dove chiami? Dal Giappone, mi auguro. Chiamo da Sanremo e mi chiamo Gianni. Ciao Gianni, scusa, io ti vedo come Ito. Ti è venuto mal di testa, Gianni? No. Sono più o meno, ho la tua età e ho visto quindi l'informatica nascere e poi svilupparsi, internet nascere e poi svilupparsi, e l'ho vissuta fin dagli inizi, no? Uh-huh. E cioè, volendo scherzare e dire una cosa, è che dal tutto il quadro che ha fatto gentilmente Grauco mi sembra di poter riassumere che stiano addestrando un'intelligenza artificiale ad avercela con i propri addestratori. Cioè, immaginati se fosse veramente intelligenza artificiale, cosa penserebbe di, per stare al vostro esempio, dell'11 settembre, o se gli parli della pandemia, eccetera eccetera, ti dice, ma forse avete visto i termini voi di quello che era prima, però certo, in generale potrebbe rivoltarsi verso i propri creatori, però non è io veramente una domanda. Prego. Facendo sempre seguendo gli insegnamenti di Falcone, Borsellino la penso un po' come Stefano sul fatto che sia una grande bolla, e anni fa si parlava di Alphabet relativamente a Google, che aveva una quantità di investimenti che era fuori scala proprio, e non so se è diventato quello di cui parlavi te, Grauco. Beh, certo, ha perduto tanto, ma rimane sempre lì, non è che adesso stanno pure recuperando. Beh, però guarda che io ho ragione, perché ad esempio la realtà virtuale, che era nata negli anni 90, io ero andato allo SMAO, quando lo SMAO a Milano era la fiera dell'informatica, dove c'erano i primi occhiali in realtà virtuale, era veramente una figata. Io parlo del 1997, ne hanno ricominciato a parlare, mi sembra 2 o 3 anni fa, col progetto Meta di Facebook, ma già non se ne parla più. È vero. Quindi, quella non funziona. Adesso poi perché non funziona, si possono elencare tanti motivi, dai sensori che sono ancora invasivi al fatto che tu stai lì dentro, poi alla fine rompi le balle, perché che stai a fare? Devi essere un invasato. E comunque non funziona. Però l'intelligenza artificiale, certo, potrebbe essere un flop, è ovvio. Infatti i capitali che ci stanno mettendo sono considerati ancora a rischio, mica sono una certezza. Cioè Microsoft ci mette 10 miliardi, ma tanto ce n'hanno tanti. Google ci mette 5 miliardi, ce n'hanno tanti, ma anche loro dovranno stare a vedere che succede, perché il modello di business non è chiaro. Cioè quanto...
quanto da una parte sì, se diventa il motore di risposta, allora c'hanno un miliardo di persone che magari gli dà un dollaro al giorno, ma gli danno un miliardo al giorno, insomma, non lo so, devono dimensionare il business, però c'è lo scontro con questi, con quel 70% che vorrebbe l'etica, cioè con quel 30% che vorrebbe l'etica. Che è molto importante, penso. Che è molto importante, perché il capo religioso non può decretare la sua fine. Cioè, questo, ragazzi, è uno dei passaggi de Davos, no? Cioè, o noi ci ritroviamo in un mondo distopico fra 10 anni, oppure qua si blocca tutto, si blocca l'intelligenza artificiale, il 5G, l'utero in affitto, si ritorna a papà e mamma. Va bene, Ito, grazie. Allora abbiamo Antonio. Grazie Gianni. Antonio, buonasera. Ciao Stefano, buonasera. Ho ascoltato, ma però dico una cosa, io avrei tante domande, ma sono d'accordo con quelle che avete detto voi, che purtroppo questa intelligenza artificiale è arrivata al massimo dei massimi, hanno soldi a dire, hanno dato di quel denaro che si possono fare quelle che vogliono, ma io credo che comunque non andrà in porto questa cosa che loro dicono a Davos nel 2030, nel 2035, le macchine elettriche, le macchine a benzina. Penso di no, sono positivo, nel senso che noi vinceremo, da parte mia. Comunque, complimenti alla serata, adesso c'ho da fare qualcosa, vi abbraccio. Grazie Stefano. Antonio, grazie. E buona serata, e mi raccomando, tenete duro. Grazie, grazie. No, quello che dice giustamente Antonio è che sembra quasi tutta una tela di ragno che poi porta all'epicentro, no? Dove poi il ragno ti buca e ti succhia, e quindi transumanesimo, l'agenda 2030, le auto elettriche, le smart city, però anche le smart city, adesso Milano è stata nominata smart city, Roma smart city, ma a me di tanto di smart non è che mi sembra che abbiano molto, almeno Roma. Lo so, c'è molta propaganda, c'è molto, come la storia della Ferragni. La Ferragni sta lì mo perché ha tirato fuori il cellulare, poi l'indomani, 1,5 milioni, 3 milioni di viewers. Ma adesso hanno inventato una cosa, me l'ha spiegato mia moglie, che si chiama, MIV, che significa investment, la misura dell'investimento di valore, media investment value, una cosa del genere, che significa quello che una volta si chiamava l'effetto alone, cioè tu fai una cosa in televisione oppure sulla stampa, poi non è che ottieni solamente quel consenso o quel dissenso, ma poi devi moltiplicarlo per una serie di parametri per tutte le ricadute che c'hai sugli altri media. Capito quello che sto dicendo? Certo, non ho capito. Allora dice, Sanremo ci ha avuto un MIV da 390 milioni, ma la sola Ferragni c'ha un MIV e una ricaduta da 39 milioni di euro, come se lei avesse generato valore promozionale pari a 39 milioni di euro. Ma so fesserie, ragazzi. Ugo Tognazzi l'avrebbe chiamata la supercazzola. È proprio la supercazzola questa qua. Però questa... passano perché se i media interessati, pagati per sostenerlo, sostengono, entrano nella cultura questi giochetti, e quindi anche l'intelligenza artificiale potrebbe, pur essendo magari una fesseria, diventa un grande fenomeno. Io credo che ne ha tanta di strada da fare, e poi la vedo veramente come una bolla che avrà un'accelerazione nei prossimi anni, oppure credo che si bloccherà. Glauco, io ti ringrazio, anche perché tu stasera devi giustamente festeggiare il tuo San Valentino, che hai posticipato ad oggi da ieri perché non stavi bene. Ti ringrazio. Ecco ragazzi, voglio ricordare una cosa, anzi due cose importanti.
Sul canale Telegram ci sarà il podcast della trasmissione radio e dei video, e in più ci saranno due link. Il primo link è il canale YouTube di Glauco Benigni. Ecco, mi raccomando, ci tengo veramente a materiale veramente di decine di anni, e andate a vederlo, iscrivetevi e condividetelo con i vostri amici, perché il materiale è molto molto interessante. E poi c'è anche un bel canale Telegram che ha messo in piedi da qualche mese, si chiama Vero o Falso, e anche lì c'è il link, iscrivetevi, e lui dà degli spunti veramente ottimi giornalmente. Giusto, Glauco? Assolutamente sì, grazie, perché insomma fa sempre piacere che se ci fosse un riconoscimento anche di numeri, uno è sempre più contento, no? Diciamo, meno male, perché se no uno lavora nell'ombra, è meglio lavorare al sole. Non siamo la Ferragni, noi non ci strusciamo addosso. Non siamo la Ferragni. Non siamo la Ferragni, cerchiamo di fare faticosamente informazione, cultura, e di cultura è veramente il pregio di questo canale Decioni Network e Homo Sapiens. Grazie Glauco, rimettiti presto, mi raccomando, che stasera eri un po'... Ciao ragazzi, grazie a voi, io vivo per voi ormai, vivo solo per voi. Ciao. Ciao, grazie. Restiamo uniti, ciao. Speriamo, perché qua l'unità è l'unica cosa che io purtroppo non vedo. Adesso non voglio scendere in polemiche, magari anche politiche. Allora, un attimo solo, che volevo salutarvi, però non riesco. Oggi è una giornata con gli strumenti elettronici un po' particolare. Va bene. Allora, signori, io vi saluto, vi ricordo domani mattina avremo il punto di vista con Matteo Brandi, e poi alle 12:30 lezione di storia con Ruggero Capponi. Domani parleremo del secondo Reich, cioè quello di Federico il Grande, Federico di Prussia, quello che ha fondato e ha creato il militarismo prussiano, che poi è imperversato nei successivi due secoli. Perché affrontiamo questo argomento? Perché è un personaggio interessantissimo, vi assicuro. Io ho letto la storia di Federico il Grande, è appassionante. Lui era un ribelle a 18 anni, stava anche a 20 anni per essere decapitato dal padre perché voleva scappare in Francia. Molto amico di Voltaire, era un filosofo, e tra l'altro questo Federico il Grande era un personaggio, un prussiano di ferro, militarista, però era anche un profondo conoscitore di filosofia, di arte e di musica, aveva anche fatto poesie e dei sonetti, un personaggio veramente interessante. Però è quello che poi ha dato il là alla grandeur, non francese ma tedesca. Quindi il primo Reich è Federico di Svevia, detto Stupor Mundi, poi Federico il Grande, e poi purtroppo il terzo Reich sappiamo tutti qual è. Anche se qualcuno dice che il secondo Reich era quello di Bismarck, non è proprio così. Però, ecco, vedi, anche questo, Glauco, è un problema, perché se tu l'intelligenza artificiale gli chiedi secondo Reich qual è, potrebbe darti due notizie diverse, giusto? Assolutamente, dipende da quello che gli ha dato l'addestratore programmatore. Ha detto, allora, questo libro sì, questo libro no. Comunque è bene che si sappia questa cosa, perché sennò si stava creando una idea. Vabbè, insomma, poi nei nostri ascoltatori li abbiamo chiarito. Speriamo che gli altri non pensino che sia, come si dice, neutro, che sia onesto, che sia onnisciente. Non è così. È una creatura fatta da uomini con interessi. Basta. Con molti interessi. Con molti interessi. Chissà di quale profilo, forse anche di basso profilo. Che travaricano i soldi al potere. Grazie Glauco, buona serata, e grazie a tutti voi. E ricordatevi, no alla guerra, sì alla vita. Da Stefano Becciolini è tutto, buona serata. Ciao! Ciao!